Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Dark Souls 4 con l'Italia. Scorso episodio, se sul fronte etiope i britannici ci stanno devastando, sul fronte invece orientale le cose stanno andando benone, perché siamo riusciti a fare altri accerchiamenti, altri attacchi. Alla fine praticamente potete vedere che la forza dei sovietici non è più in grado di tenerci testa. Di conseguenza noi adesso stiamo ancora facendo un pochino di, come possiamo chiamare, di accerchiamenti, di attacchi relativamente tranquilli, però ad un certo punto, ecco, ad un certo punto darò l'ordine di assaltare un pochino fregandomene degli accerchiamenti, e questo certo punto lo facciamo partire adesso. Facciamo partire adesso perché l'alternativa è quella di vedere i tedeschi che arrivano direttamente a Mosca. E come potete notare, allora, qui abbiamo delle unità che sono abbastanza stanche, spompate dal punto di vista. Aspettate che provo a passare il ponte, così facciamo una sacca di Dnipropetrovsk, che mi piacerebbe portare a termine in fretta, così elimino anche questi e poi andiamo direttamente a Stalingrado. No, l'idea è quella di arrivare a Mosca prima dei tedeschi, in modo da guadagnare più punti vittoria. Shock and Dough, perfetto, casca veramente a fagiolo. E una volta che abbiamo sistemato i sovietici, ci dedichiamo alla Grecia e ci dedichiamo poi all'Egitto, che è una, se non la parte più importante, per bloccare lo stretto di Suez agli inglesi e dare modo quindi poi alla flotta italiana di uscire di nuovo, tentare di conquistare le isole e poi avere il controllo totale del Mediterraneo. Questa è un pochino a grandi linee l'idea che abbiamo. Vado a sbloccare l'intel sovietico, e questo ci dà veramente un... L'ho sbloccato? Sì, revealed, attivo. Praticamente per 30 giorni abbiamo una grande possibilità di vincere senza colpo ferire. Andiamo a dare un'offensiva ultra aggressiva su tutti gli eserciti. Purtroppo non abbiamo materiale per tutti, infatti siamo sotto con 13.000 armi, ma non è un problema. L'importante adesso è avanzare. Se le guarnigioni non hanno le armi, semplicemente dietro di noi salteranno le ferrovie, però i russi ne hanno molto meno di noi e soprattutto non hanno uomini, quindi adesso è veramente una corsa a chi arriva per primo. Tanto che se io do l'ordine manuale alla celere di andare verso Mosca, secondo me è la cosa migliore da fare. Mentre qui ho fatto un errore, avrei dovuto mettere la fanteria probabilmente. Eh sì. Attenzione. Gordei Levchenko. Cioè sovietici e inglesi che combattono insieme gli italiani. Guarda te che infami. Vabbè. Va bene. Ok, intanto siamo riusciti ad arrivare anche a Sevastopoli. Allora andate, cioè andate a prendere Kersh allora, scusa. Pistola. La voglio dire. Se ci sono ancora delle unità riusciamo a fare delle sacche, è importante farle. Se non ce le abbiamo, pazienza. Guardate qua. Guardate qui dando l'ordine ai camion di andare verso Mosca. Land acquisition. Through land battles gain and hold a certain number of additional provinces within 48 hours. Praticamente ho sbloccato il mio record di territori conquistati in 2 giorni. Sì, perché stiamo andando molto veloci. Chissà se arrivano prima gli italiani o prima i tedeschi a Mosca. Comunque è una bella sfida, sicuramente. Abbasso ovviamente il punto a tutti a Mosca. Ok, avanti tutta. Prepare for the coming wars è arrivato a buon termine. Quindi adesso ci prepariamo per le nuove guerre. Dove stava? Ce la facciamo, eh?
Eccolo qua. Bring back all glories. Riporta le grandi glorie del passato. Aggiungi la tecnologia Coastal Defense Ship, Pre-Dreadnought Ship, Vecchio Esploratore. Ma seriamente? Ma no, ma non voglio, ma non voglio. Voglio dare poteri al re. E non posso ancora permettermelo. Allora, andiamo ad aggiungere i radar a Milano e in Nord Italia in generale. Ok, lo UK ci ha fatto un... ci ha decrittati, ragazzi. Qui potrebbe diventare un problema se ci fanno sbarchi o tentano di attaccare la Libia. La Libia è un problema se la prendono perché noi lì abbiamo del petrolio che ci è utilissimo. Quindi per quello che ci tengo la Libia, invece in Etiopia la recuperiamo. Signori, il Giappone comunque è entrato in guerra, eh? Questo non... Velocizziamo a 4. E gli Stati Uniti entrano in guerra, insieme al Giappone. Wow. Ok, le Filippine entrano in guerra, ma questo non interessa poco. Il Giappone ci offre un trattato di non belligeranza e non aggressione. Questo a noi fa molto bene. Io adesso noto, io noto che abbiamo molte divisioni che vengono costantemente mangiate dai tedeschi. E per questa ragione io adesso vado letteralmente a chiudere. E a riassegnare le truppe ai vari ordini. Che manca? Ok, questo dovrebbe bastare per... No. Ecco, credo di aver fatto una gran cazzata. Credo di aver fatto una scemenza perché adesso ho assegnato le truppe di un principe all'altro, ma pazienza. L'importante adesso è arrivare a Mosca. L'importante è arrivare a Mosca, fare le cose per benino. Intanto i sovietici stanno bloccando i turchi a sud, il che va bene, così i turchi non fanno troppo gain, ma li tengono bloccati. Noi andiamo a Stalingrado e a Mosca. A velocità 4 adesso. Benissimo, questo è tutto già sistemato. Devo tenere sempre un occhio, purtroppo, qua la situazione è un po' tragica. Dobbiamo chiedere alla Vichy France di darci il Military Access. Non ce lo danno. Non ce lo dà il maresciallo Pétain. Ok. È perché sarei stato in grado magari poi di spostarmi, ma qui me li fanno fuori tutti. Abbiamo perso l'Etiopia. E gli alleati soprattutto liberano un sacco di risorse. Allora, Minor le leviamo dalle palle. Siamo al 54% capitolazione e abbiamo partecipato a questa guerra al 56%. Però qui conta... Non so se conta anche gli inglesi nel 56%, non lo so. Prendiamo Tula e Mosca. Intanto guardate che i tedeschi sono a Leningrado, eh. Questo è importante. Tanto qui facciamo altre sacche. Ce li lasciamo dietro e poi li mangiamo. Bene. Ecco, siamo riusciti a passare... Il fronte tedesco, questa è una cosa importante perché i tedeschi arrivano da Mosca da ovest, noi ci arriviamo da sud, se ci arriviamo in tempo. Intanto arrivano delle offerte di pace, Xinjiang e compagnia, bene. Ma guardate che ci arriva prima la fanteria a piedi rispetto a quella motorizzata, questo è un bel tema. Questa è bella davvero. Forza, 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 forza! Pausa, pausa perché... Parte che meraviglia.
Arriviamo anche a Stalingrad. Sembra che Sebastopoli sia stata ripresa. Facciamo attenzione. Ok, intanto nel Mediterraneo. Uff. Ah, che palle, guardate la regione alpina. Ah, che due scatole. Nella regione alpina praticamente abbiamo 1300 bombardieri inglesi che ci stanno rompendo le palle in modo allucinante, nonostante l'antiaerea ovviamente loro fanno danno. Noi qui stiamo continuando ad aggiustare, cosa che è importantissima. Togliamo la pausa, industria concentrata, avanti. Andiamo a migliorare la ricerca della gomma. Ok. Ottimo. Attenzione perché c'è la battaglia di Mosca. Ragazzi, c'è la battaglia di Mosca. Di fronte a noi. Addirittura noi qui riusciamo a passare il fiume per attaccare Mosca sia da est sia da ovest. Ma signori e signore, è caduta Leningrado. È caduta Leningrado il 19 agosto del 41. E Mosca, se tutto va bene, cade il 21 agosto. E Mosca cade il 21 agosto con gli italiani che entrano a Mosca. Forza! Che bellezza! Benissimo, benissimo, benissimo. Ok, ancora una volta vedete che abbiamo le truppe nel posto sbagliato. Posso tranquillamente lasciare questa zona ai tedeschi, sì. Però voglio prendere Stalingrado. Il 21 agosto cade anche Stalingrado. No, il 22. Il 22 sera. Allora. Leningrado nelle mani dei tedeschi, Mosca e Stalingrado nelle mani degli italiani. Manca molto poco alla capitolazione russa. E poi da questo momento si deve iniziare a pensare ad altro e cercheremo di... Tanto Sebastopoli è la prossima capitale. Scusate, ci mando delle truppe randomiche a far danno. Benissimo. Che bellezza. E possiamo continuare a fare degli accerchiamenti e fare crollare completamente l'armata rossa. Research slot available. Miglioriamo gli aeroplani medi. Notate che qui in teoria i russi potrebbero spingere. Cancelliamo tutto immediatamente. Tutto immediatamente. Diamo l'ordine di difesa, ma senza stare nel lato dei tedeschi. Military Com Industry, perfetto. Abbiamo i radar in Nord Italia. Potenziamo un attimo l'artiglieria, che magari... Adesso possiamo anche migliorare l'artiglieria, cavolo, se possiamo. Ok, vediamo un attimino. We are at war. I punti, la capitolazione sovietica è al 92% e fatemi pensare, le operazioni qui, no, sono in fase di stallo perché adesso le nostre spie sono tornate a casa. E allora noi iniziamo a mandarle in Inghilterra. Adesso portiamo praticamente con i treni tutte le unità al confine. Tentiamo sempre di avanzare.
Vabbè, con la caduta di Leningrado adesso i tedeschi vanno avanti. Cosa sta succedendo qui, scusate? Ah, perfetto. Sì. Mi ero dimenticato. Devo fare un altro bel taglio a Voronezh e andare a mangiare anche questa porzione. Perché adesso qui praticamente sono tutte città che dobbiamo prendere per abbassare la... per alzare la War Exhaustion, si direbbe, se fossimo su un altro gioco. Ok, abbiamo preso anche Sevastopoli. Spero che non ci siano gli americani che sbarcano perché... Ok. Attenzione che sta caricando. Applausi. Applausi per noi perché... Il gioco ha caricato un attimo e io so che quando carica un attimo è un bel segnale. Intanto, forse ci mancheranno 20-30 mila fucili, non lo so, ma 13.500 li portiamo a casa dall'Unione Sovietica. Più altra artiglieria, cose del genere. L'Unione Sovietica capitola. E da un lato abbiamo l'Italia, il Reich tedesco, la Turchia, la Bulgaria, l'Ungheria, la Slovacchia e il Portogallo, e dall'altro Soviet, Mongolia e Tannunova. Noi abbiamo esattamente l'80% della voce in capitolo. E quindi cercheremo di espanderci per prendere il territorio che ci compete. In particolare si inizia con i territori dell'Ucraina. Questo ovviamente è una conquista, non è un vassallaggio. Potrei concedere l'Azerbaigian e l'Armenia ai turchi, perché comunque non hanno risorse. Ma da quest'altro lato vedete che questo diventa territorio sotto il controllo italiano. Questo è quello che vorrei fare. La prima cosa, l'Italia strappa il controllo di questo territorio e si espande sul Mar Nero. Sarebbe bello avere anche la Georgia in realtà, però costa molto. Allo stesso tempo, anche qua c'è del petrolio e me lo mangio. Allo stesso tempo mi piacerebbe iniziare a puppetizzare, quindi puppet, Soviet Union, partendo da dove? Partendo da Mosca, chiaramente. Quindi adesso l'Italia ha Take State e puppet, Unsubmit the Demands. Allora, questo è Take State e questo è puppet. Quando arriviamo a 1800 dobbiamo mollare perché praticamente... Vediamo se riusciamo ad arrivare... Eh no, non riusciamo ad arrivare a Leningrado. Però la tagliamo. Ok, questa è la prima richiesta che facciamo. Posso immaginare che i tedeschi espanderanno il loro ambito da questo lato, i turchi proveranno a prendere qualche territorio qua, submit demand. Ok, c'è un territorio che è contestato, nel senso che Ungheria, Bulgaria e Italia chiedono Balta Tiraspol. Io ovviamente Balta Tiraspol come faccio a concederla ai bulgari? Ok, è nostra, ecco. Allora, i tedeschi iniziano a salire, come notate. Torniamo su Puppet. Kingdom Unity di Puppet Soviet Union, ok. Anche Leningrado voglio. Cioè questo sarà tutto il Puppet Soviet. Questo sarà il Take State che abbiamo detto. No, l'ho messo, vero? Sì, è contestato, però me lo prendo io. Ok. Intanto vedete che qui sembra che la Turchia abbia fatto un satellite sull'Armenia. Ci può stare. A questo punto io... Puppet Azerbaijan. Ok,
e prendiamo questo territorio. Quindi praticamente facciamo come satellite l'Azerbaigian con il petrolio. Ma però costa 130. Quanto costa? Lo prendo direttamente come stato. Punto. Spero di aver fatto giusto. Italia, takes Georgia and takes Azerbaijan. Va bene, puppet ancora. Con calma. Espandiamo il nostro impero russo. Ok, iniziamo ad avere grossi problemi perché anche i tedeschi hanno intenzione di espandersi e in particolare iniziano a dire no, vogliamo Wielicka, vogliono tutto questo territorio contestato. Non che io sia particolarmente... potrei lasciare la Germania questo territorio e vassallizzare il resto. Se faccio un forfait, ovviamente questi spendono meno. Io vengo rimborsato completamente e poi posso prendere più roba dopo. Forfait. Close. Tanto noto che qui Lac-Tubinsk è un satellite turco, addirittura. Forfè. Non mi interessa perché quello che mi serviva, quello che volevo, l'ho preso ai tedeschi, quindi loro dicono no, la roba che tu vuoi pappettizzare noi la vogliamo annettere, va bene, allora annettetela. Io mi ricarico completamente i punti e guardate, cioè vado ad al massimo. Addirittura io qui riesco praticamente a prendere tutto. Wow. Wow. Beh, a sto punto è tutto. Ok, troppo costoso. Submit. E adesso abbiamo nuovo territorio contestato. Seleziono tutto e vado a chiudere e faccio di nuovo la domanda. E poi vado a perpetizzare quello che manca. Qui ci hanno dato tutto, eh. Quindi la vecchia Soviet Union e adesso anche Tannunova. No, scusa. Come cazzo hanno fatto a prendere questo territorio? Questo lo contesto. Che cavolo. E anche questo lo contesto. Questo deve essere il puppet dell'Unione Sovietica. Eh sì. Eh sì. Va bene tutto, ma... Cioè, il border gore anche con questo sistema no. E questo, scusami, deve diventare mio. Ok. Submit. Seleziona tutto, domanda tutto. Chiudi. È veramente una cosa ridicola comunque, eh? Adesso i tedeschi vogliono il centro dell'Unione Sovietica e gliela vado a contestare. Allora, la cosa divertente è che io ho ancora un sacco di punti, i tedeschi no, quindi ad un certo punto se vogliono gli lascio della roba qui, ma... Seleziona tutto il contestato, richiedi, chiudi. Ok, qui ci hanno lasciato qualcosa. Potrei
possiamo chiedere di nuovamente, quasi quasi vado a chiedere anche allora il vassallaggio di queste zone, perché i punti ce li ho. No, non tutti in realtà. Questo vale 800, wow. Ok. Mi ridanno indietro tutto e quindi voglio prendere Ulyanovsky, Chuvashia. Questa la voglio io. Beh, scusa, faccio select all e demand. Chiudi. Adesso devo togliere qualcosa, come vedete, perché sennò non riesco a fare la richiesta. Ok, dovrei avere tutto sotto richiesta adesso, no? Sì. Ok, loro rimangono con 800 punti, noi con 3000. Domanda. Select all, chiudi. E adesso vedete che i tedeschi hanno completamente mollato la loro richiesta di avere il territorio centrale che avrebbe fatto un border war osceno. E allora io dico, facciamo di nuovo un submit demand. Questa roba me la piglio io. Non si può, ok. Select all, demand. Chiudere, noi 1500, loro 300. Dobbiamo decidere che cosa gli diamo. Questo territorio se lo tengono loro, questo me lo riprendo io. Mancano due territori, quindi questo ve lo concedo. Questo me lo tengo io, perdonami. Ok, noi ci teniamo quella nord, loro si prendono quella sud, così diventa anche da un punto di vista territoriale meglio. Signori, signori, direi che così mi piace. Abbiamo 95 punti, che cosa rimane, perdonami? Conferma ed esci. Passa. Dal 95 no, non riusciamo più a fare niente. Conferma ed esci. Ragazzi, 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 che spettacolo totale. Allora, pausa. Il Regno d'Italia si prende 30 stati, il Reich tedesco si prende 30 stati, l'Italian Russia viene pappettizzata, viene creato il Reichskommissariat Moscovien, che è una piccola porzioncina di Tallinn in cui c'è il sorta di puppet russo tedesco. La Grande Mongolia e il Tannu, Urinkai, il Kazak, l'Orda di Alash, l'Armenia, l'Estonia, insomma. Allora, io dico una cosa. Di solito a parte questa zona qui del Reich tedesco, a parte questa zona, il border war è molto sotto controllo. Non mi sono accorto che il Reich aveva questa zona. Italian Russia, con il governo provvisorio della Russia italiana non allineata, è qualcosa di spettacolare. È qualcosa di spettacolare. Noi adesso, come Italian League, abbiamo Portogallo, Turchia, Russia, Grande Mongolia, Urinkain, Kazakh Khanate e Armenian Independent Territory. È bellissimo che la fazione dell'ancien regime italico adesso può finalmente smettere di concentrarsi a Oriente e poi iniziare a concentrarsi ovviamente contro il Regno Unito. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su e ci diamo appuntamento al prossimo episodio.